Siamo Graziano De Velli del Cessna. Oggi siete partiti bene, siete andati subito avanti di 3 reti, poi siete stati bravi a gestirle, comunque col vostro tasso tecnico non avete avuto particolari difficoltà, a parte forse l'ultima parte del primo tempo. Siete stati bravi comunque a gestirla nella ripresa e portare questi 3 punti a casa. Sì, hai fatto un'analisi corretta. Quando si viene a giocare qua si sa che comunque è sempre un ambiente abbastanza caldo, una partita maschia. Abbiamo avuto la bravura e la fortuna, perché ci vuole sempre anche quella, di andare sopra 3-0. Poi sinceramente non abbiamo mai rischiato di farli rientrare più di tanto in partita. Io li invidio tanto per il loro agonismo, per quello che è. Oggi siamo stati bravi a non farli rientrare in partita, perché se ti vanno sotto di uno, di due, loro sono capaci di riaprirlo. Noi oggi diciamo che l'abbiamo gestita bene, fatto un'analisi corretta. Ecco, a livello tecnico forse è stata quella un po' la chiave, che a livello tecnico l'avete ripresa subito dopo ogni loro gol, siete riusciti con le conclusioni a riprenderla. Manca qualcosa a livello morale, a livello di carattere a questa squadra secondo te? Allora, noi, parere mio, a livello tecnico abbiamo da invidiare poco, nulla, cioè a nessuno. Sinceramente abbiamo dei giocatori che a livello tecnico secondo me sono tra i più forti del campionato. A livello morale è vero, abbiamo anche una certa età, quindi certe partite magari le soffriamo anche a livello fisico. Oggi contro di loro in un campo abbastanza piccolo siamo bene o male coetanei, quindi dal punto di vista fisico non l'abbiamo sofferta oggi, diciamo che è uscita fuori la tecnica e è andata bene. Secondo te l'aspetto mentale è uno e forse l'aspetto fondamentale per il quale adesso non siete lì a lottare per il primo posto? Più che l'aspetto mentale, se andiamo a vedere il nostro cammino dell'anno, praticamente non abbiamo giocato per 2 mesi, per, come ho già detto 2 settimane fa, per varie ragioni fisiche. Lì non puoi farci niente, purtroppo quando fai questi campionati qua non puoi pretendere di avere una rosa di 14 elementi, perché sennò poi quando ci sono tutti è un casino farli giocare. Se hai una rosa di 10 elementi e cominciano a mancartene 4-5, vai sempre un po' a tirare la corda, e in questo campionato, soprattutto quest'anno, le perdi contro chiunque. Quest'anno proprio veramente le perdi contro chiunque le partite. Ti faccio l'ultima domanda, secondo te qual è la favorita a questo punto per la vittoria finale? Non lo so. Non ti sbilanci. Secondo me la Molinazzo mentalmente è sempre la più forte. Quando poi è il periodo caldo, magari non la vedi per 3-4 mesi, ma è sempre lì ad aspettare. Quando c'è da dare il colpettino, lo dà. Pensiero mio ormai è la Molinazzo. Però deve giocare ancora contro di noi, vediamo. Grazie mille, alla prossima. Ciao, grazie, ciao.